maschio è stato radiato dall'albo per frasi sessiste contro un arbitro donna, ma in collegamento con Live Non è la D'Urso attacca la padrona di casa e tutti i suoi ospiti. Sembra fuori controllo e ne dice di tutti i colori. La D'Urso lo mette in riga davanti a milioni di italiani, dopo essere stata tirata in causa. Silenzio e rispetta la padrona di casa perché sei a casa mia. Primo, io avevo il tesserino da giornalista, mi è stato riconsegnato perché facevo della pubblicità in una trasmissione. Non sono stata radiata. Silenzio. Secondo, il signor Jacopino, l'allora presidente dell'ordine dei giornalisti, lui mi fece un'azione legale penale perché secondo lui io non potevo intervistare nessuno. Purtroppo la procura ha dato ragione a me. Lo scontro va avanti, Vessicchio fuori controllo le dice di tutti i colori e cerca di arrampicarsi sugli specchi. Io continuo a fare giornalista perché c'è la sentenza a tuo favore, commenta Sergio, e la D'Urso lo mette in riga per la seconda volta. La tua motivazione è ben diversa, tu sei stato radiato per informazioni razziste e sessiste, ma la figuraccia di Vessicchio continua quando attacca tutti gli opinionisti presenti in studio. Poi continua ad offendere senza motivo la padrona di casa, così non si può radiare una persona perché ha un'idea, io ti metto KO Barbara, ti faccio nera, con me non la spunta mai. Ma una domanda sorge spontanea, forse a Vessicchio sfugge che ogni giornalista deve rispettare il codice deontologico? Intanto la D'Urso la sfatta e chiude il collegamento così, stai zitto, nella mia TV non ci puoi stare, salutami a Soreta. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.